La sezione di arte 8-novecentesca si apre con una serie di paesaggi di Carlo Martini affiancati dalle sculture di Achille Barbaro. La maggior parte delle opere di Barbaro custodite in museo sono frutto di una donazione della famiglia dell'artista. Dello scultore cremasco sono esposti una dolce maternità in bronzo, un atleta in gesso dipinto e alcuni busti di donne e bambini in gesso, terracotta e bronzo. Le opere lasciano emergere una capacità dell'artista di usare materiali differenti e un'attitudine nel cogliere i volti e le espressività di amici e parenti, senza dimenticare lo studio delle forme dei corpi che ben si coglie nei nudi. Figura legata al Museo Civico è quella di Amo Sedallo, che insieme a Winifred, Terni, De Gregori fu uno dei più attivi fautori della creazione del museo, dal restauro del complesso sino alla creazione del centro culturale. Edallo fu sperimentatore in vari campi artistici. Non fu solo architetto e urbanista, ma anche scultore. Nella sezione si conservano due sue sculture in terracotta. Il ritratto dello scrittore Virgilio Brocchi, che mostra la capacità dell'artista di rendere i tratti reali del volto, e la Bella Addormentata, una donna sdraiata su una poltrona immersa in un profondo sonno. Entrambe le opere sono caratterizzate da un modellato plastico e vivo. Una delle opere più significative della sezione è il dipinto de Gli ostaggi di Crema di Gaetano Previati. La tela rappresenta il celebre episodio dell'assedio della città di Crema per mano di Federico Barbarossa, avvenuto nel 1159. In quell'occasione, l'imperatore legò alcuni ostaggi cremaschi alle macchine da guerra e con esse si avvicinò alle mura della città sperando che gli assediati si arrendessero anziché colpire i propri concittadini. Gli ostaggi stessi, invece, incitarono a proseguire l'attacco contro il Barbarossa, causando quindi la morte di molti di loro. Al centro campeggiano i corpi nudi dei prigionieri, rappresentati con un realismo crudo che, immersi in un'atmosfera cupa, suscitano la violenza della scena. Gaetano Previati realizzò l'opera nel 1879 e l'opera vinse il premio Canonica promosso dall'Accademia di Belle Arti di Brera di Milano. L'opera è di proprietà della Pinacoteca di Brera e ora in deposito presso il Museo Cremasco. Del Previati si conserva anche un suggestivo carboncino con Cristo e gli Apostoli. Il soggetto degli ostaggi cremaschi si trova in museo anche in un bozzetto in un'opera di Ugo Bacchetta. Un altro dipinto molto suggestivo conservato in museo è il Battello gira la punta di Eugenio Giuseppe Conti. La scena è ambientata sul lago di Como, a Lierna, dove la famiglia si recava spesso in villeggiatura ed è dominata da due ragazze e un giovane uomo, Renzo, Clorinda e Noemi, tre dei figli del pittore, che da un terrazzo affacciato su uno specchio d'acqua osservano le acque lacustri, lasciandoci solo intuire, grazie al titolo dell'opera, la presenza del battello che faceva il giro del lago. Si tratta di una delle ultime opere del pittore cremasco databile intorno al 1908. La pennellata è morbida e sicura e i colori chiari e luminosi. Dello stesso pittore si possono osservare anche B e Bo, le figlie del pittore. Ancora una pennellata e il guardaroba della nonna. La famiglia di pittori cremaschi Bacchetta è rappresentata dalle opere del capostipite Angelo, del figlio Azeglio e dei nipoti Tullio e Ugo. Angelo fu un abile pittore e amava realizzare piccoli paesaggi a olio e ritratti di personalità cremasche. I paesaggi sono dei piccoli scrigni capaci di evocare luoghi densi di emozioni. Con il paesaggio marino pare di respirare la salsedine. Nell'aia di montagna con galline e due contadini si è catapultati in una giornata tersa. Nel paesaggio invernale innevato si percepisce un'aria frizzante e fredda. E nel paesaggio con alberi e due bambini si arriva nella frescura dell'ombra delle fronde. Completano la collezione di opere del pittore due autoritratti, uno ludico in cui si ritrae con un cappello da pescatore e l'altro più serio ed elegante